Tiriamo un po' le somme. Sono trascorsi 2 mesi da quando il nostro idol ha iniziato la sua avventura qui su YouTube. Quindi oggi Seba ci parla della sua esperienza. Freddo, ma un bellissimo posto. Ciao papera. Ciao. Se cadi è il top. Non cado. Vacanze in Trentino. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone. Vabbè, come vedete sono in questo laghetto super zen, non è che sia proprio in Giappone, però vabbè, facciamo finta. No, scherzo, sono qua in Italia per festeggiare le vacanze di Natale. È freddo, come potete vedere dalla giacca e dalla mano che si muove del mio cameraman. Comunque sta andando bene. Questo è uno di quei video che sai quando c'è una giornata che ti svegli così con nonchalance e ti trovi in un bel location, non sei vestito proprio in gingheri, però dici vabbè, facciamo il video lo stesso, e quindi trovi una bella location, ti puntano una reflex che è anche una telecamera molto meglio di quelle che c'è di solito e ti dicono fai un video, e quindi mi trovo qui a fare un video e quindi ho detto che cosa posso dire in questo video. Ho detto parliamo dei miei 2 mesi su YouTube, perché adesso sono 2 mesi che faccio video su YouTube tutti i giorni, e non una al giorno, ne sto facendo tipo 4, perché tra questo canale che ne carico uno al giorno tutti i giorni alle 2, commentate tutti alle 2 così vi rispondo alle 2:30 tutti i giorni sul canale a cazzo, e oltre a quello c'ho quell'altro canale che pubblico tipo 3 video al giorno, una alle 8 di mattina, una alle 8 di sera e poi altri video a cazzo durante il giorno. E niente, è stata un'esperienza strana che ho iniziato un po' per gioco, un po' perché me l'ha detto su Real Power e Stephanie, e devo dire che però mi sta prendendo sempre di più, perché devo dire che il mio lavoro di comporre musica non mi porta via troppo tempo, nel senso che riesco a fare il tutto magari lavorando 2 giorni a settimana, è anche abbastanza gratificante sia lavorativamente che economicamente, quindi è un bel lavoro. Però questa cosa di YouTube è più come un gioco, un po' come giocare alla PlayStation versione diciamo internet, e diciamo che comunque non lo so, mi sento quasi in dovere di farlo, perché mi sa brutto che comunque passi questa immagine un po' sbagliata del Giappone, magari perché ne parlano gente che non è competente sull'argomento, gente che magari non è vissuta qui abbastanza per capire certi comportamenti dei giapponesi, e quindi sono contento di poter condividere queste cose utili. E devo dire che è stata un'esperienza tutt'altra che facile, perché comunque soltanto uploadare i video su YouTube richiede tempo, mettere le tag, mettere le font per il titolo, la copertina, cioè no, non è una cosa facile. Poi bisogna condividerla anche su tutti i social, perché sennò non te lo vede nessuno. E devo dire che poi YouTube è, insomma, se iniziavi qualche anno fa era più facile rispetto ad adesso. Volevo ringraziare chi mi edita i video, chi mi mette questi sottotitoli che veramente aiutano anche la gente inglese a poter, o non inglese, o comunque non italiana, che non sa l'italiano, a poter vedere i miei video. E poi volevo ringraziare Lilletta che mi fa queste intro, chi mi gira questi video meravigliosi, e soprattutto anche tutti voi che li guardate, perché alla fine se non guardasse questi video non, purtroppo non potrei più farne. Quindi volevo dirvi un grazie, e volevo dirvi che anche se non stiamo facendo numeri magari così grandi, comunque stanno crescendo, e a me anche se vi danno un po' un sorriso a pochi di voi, a me fa comunque piacere. Quindi spero veramente che continuerete a guardarli, e spero che continuerò a farne, e spero che potrò seguire anche più le vostre richieste, cose che volete che io vi faccia vedere. Cercherò di venirvi incontro, e vi ricordo che io carico tutti i giorni alle 2, quindi è un appuntamento costante, ci possiamo vedere tutti i giorni, e niente, volevo solo dirvi un grazie e un saluto da Trento. Ciao, iscrivetevi, ciao.